Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Potrebbe essere Olivier Giroud. Il francese è un classico centravanti di peso, dotato fisicamente, bravo a tener palla per far salire la squadra, ma anche a giocare di prima. Una delle sue specialità, Fabio, è il taglio sul primo palo. E la sua squadra si affida molto a questa soluzione. Ha senza dubbio. Qui può partire il contropiede. Fofana. Se ne va. Occasione. Ecco il tiro. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Palla intercettata. Giroud. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì, Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Gosens. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Fofana. Cuadrado. La gioca in profondità. Occasione per il contropiede. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Analizza le opzioni a disposizione mentre cerca di mantenere il possesso. La butta dentro. Va di te ed evita il gol. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Passaggio sulla destra. Pallone dentro. Ancora in mezzo. Riesce ad intercettare. La gioca sulla destra. Questo sarà un altro angolo. Provano a dare continuità alla pressione. Altro calcio d'angolo, ma devono sfruttarlo bene. Scodella in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ahiai, stanno con Giroud. Va rapido, grande occasione ma palo. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Tira davvero troppo debole. Rabiot, oggi sta trovando pochi spazi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Hanno già riconquistato palla. Didi. Fofana. La Juventus.
prende subito il possesso della sfera. La gioca a sinistra. È davvero una bella serie di passaggi questa. Può tentare la conclusione. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. Lungo passaggio in avanti. Fofana. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca un'azione veloce. Rabiot. La mette in avanti. Fonte. Mostrano un buon controllo del gioco. Rabiot prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La mette sulla sinistra. Ottimo il fraseggio. Palla tra le linee. Giroud prova. La toglie dalla porta. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Si riparte per il secondo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Cerca l'uomo là davanti. Rabiot. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Sunic. Fofana. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Scatta verso il pallone. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Alza la palla in profondità verso un compagno. Conclusione! Conclusione davvero molto angolata. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Giroud. Pericolo. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Giroud. Correa. Calcio di punizione per il Colo Colo. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Può concludere. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà.
tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Pallone lungo in verticale. C'è la palla lunga in avanti. Palla a Fofana. Tiro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a verticalizzare. Legge bene l'azione, blocca il pallone. E fuori gioco. João Pedro. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Didi. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Gosens ha spazio per affondare. Incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Sicuri in fase di palleggio. Il Colo Colo ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Pallone lungo in verticale. Vediamo se può chiudere e tirare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Recuperano il possesso del pallone. Allarga il gioco. Sulla fascia, è libero. Chance per tirare. Palla dentro, c'è il gol. Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti, la loro rapidità è stata fondamentale. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Ottima difesa, doveva essere fermato. Prova ad andare via con eleganza. Chiesa! Vede la porta. Colpisce il pallone e il pallone finisce in rete. E proprio quando tutti di nuovo per spacciati, ecco il colpo di scena. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Calcio di punizione per il Colo Colo. Momento fondamentale della gara, buona opportunità. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. C'è tiro! Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. E trova bene il compagno. E va il tiro. Tiro davvero da dimenticare.
Codella in avanti. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Fofana prova a giocarla in profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Palla dentro di Chiesa. Sbroglia la situazione. Finisce così, non c'è più tempo. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie Fabio, alla prossima.